Appassionati di Hockey Pista, buonasera e buon 8 dicembre 2020, festa dell'Immacolata. Da Fausto Pozzan vi parlo dal Pallasport di Brescia, la sua proverbiale capacità di palleggio e di possesso palla a testa alta. Ancora Davide Mottarana a liberarsi. Un tiro al fulmicotone che si infila imparabilmente. Attenzione qui, è partito Galifa, la finta di tiro, cade Riccardo Gnatta, l'alza e schiaccia e Riccardo Gnatta qui recupera sfera con un raddoppio, la formazione di casa, se ne va poi Gualifa, il servizio per Andrea Dalla Valle a sfidare Riccardo, difficile pagando pegno in quella di Sardana, Sardana che in questo momento è la capolista, si è ripreso subito e attenzione qui, Federico Ambrosio, bellissima rete, 2-0, non riesce a superare anche Marti Casas e allora Forte di Marmi a ripartire, Savi Rubio, attenzione ancora Marti Casas, il doppio sulla respinta di Andrea Bigarella, primo palo di Riccardo Gnatta e allora match che si sta aprendo, diciamo, e non è il caso di farlo con una formazione come questa perché quando può, purtroppo è mancata la freddezza a Stefano Dal Santo per trovare la porta, la conclusione gli è uscita di fuori e poi qui c'è una rete di pregevole fattura, 0 Andrea Bigarella per tentare di dirgli di no. E lo fa, bravissimo, va a sfidare Davide Mottarà, vuole forse troppo dalle capacità tecniche nella circostanza il numero 7 rossonero. E qui Jordi Bourgaglia, inliberato bene dei difensori avversari, deve cercare maggiormente questo fondamentale. Attenzione però qui con Giovanetti che va a realizzare il punto del 7-0 e qui c'è l'errore, forse sin qui l'avrebbe meritata. Attenzione qui. Giacomo Maremani che ruba sfera a Stefano Dal Santo e ancora un'altra schiaccia. Il punto dell'8-0, 2 minuti. Ambrosio. Giocata di elevato coefficiente di difficoltà. La traversa a De Galli, la zona via del. Non ho gol, ma è solo rimandata questa gioia. Perché su assist da dietro. Cattivo controllo del numero 4, scivola, peccato. E allora siamo dall'altra parte con Federico Ambrosio che va subito a sorprendere Andrea Bigarella. 20 e 13, senza guardare, cercava l'assist per la deviazione al volo di. Attenzione, siamo dall'altra parte però con Pietro Battaglin che trova la gioia del primo gol. Rientra intanto in pista Capitan Dal Santo, la conclusione di Pietro Agostini fuori di porta. Vediamo come si comporterà nella conclusione, nella circostanza, bravo il portiere Casas, il blocco di Motaran che cade in area a favorire il compagno, bellissima azione, complimenti alla formazione ospite, Casas si è liberato, bravo Bertozzi, qui siamo dall'altra parte con Federico Ambrosio, bravissimo nella circostanza stagionale. Attenzione qui Pietro Battaglin alla ricerca del secondo punto stagionale, ancora una palla vagante, si avventa a trovare con più continuità la via del gol, su questo può costruire il suo campionato. Giovanetti, Motaran a realizzare un 53. La parata di Bertozzi, recupera sfera Silvio Costenaro, 30 secondi al termine. La finta di tiro e poi invece siamo stati cattivi profeti perché forte il match, che Forte dei Marmi vince. Largo nel punteggio 13-1 per la formazione di Alberto Orlandi.